Santa Maria di Castellabate, quartier generale dell'Ars Coreutica, è nei giardini di Villa Matarazzo che prosegue Salerno Danza Festival, l'evento ideato dal Circuito Campano della Danza con il sostegno di Regione Campania, patrocinio dei comuni di Ascea e di Gioi, in collaborazione con l'associazione Cilentomania. Due performance nella stessa sera. 16 luglio alle ore 21, prima Pezzi fragili della compagnia Naturalis Labor, una storia di persone comuni le cui abitudini giornaliere sono intrecciate con il luogo che abitano. Secondo il disegno coreografico di Luciano Padovani, lo spazio non è soggetto allo scorrere del tempo, è un luogo sacro, senza età, in cui è presente una ciclicità o una ripetizione quasi assurda. Poi Skin di Claudio Malangone, targato Borderline Danza. Attraverso un circuito analogico digitale, la performance esplora in condizione con lo spettatore la possibilità del corpo umano e del movimento di trasformarsi in suoni. Curiosità, gioco e opportunità creative in un dialogo reciproco tra musica e interazioni di corpi. Borderline Danza presenta questo spettacolo da un'idea di Claudio Malangone, che praticamente è il tentativo di mettere insieme la musica, la danza in una forma nuova. Adriana Cristiano, che è l'autrice e la danzatrice di questo spettacolo, si muoverà su una rete di sensori che ho costruito io apposta per questo spettacolo. Quindi il movimento che diventa suono e quindi il danzatore che diventa artefice della propria musica su cui poi danza. Quindi insomma questo è il tentativo e penso che ci siamo riusciti abbastanza bene. Quindi già questo è l'invito a venirci a vedere. Stiamo portando questo spettacolo in giro, Borderline ha insomma, in cartellone molti spettacoli, questo in specifico lo stiamo portando in giro, abbiamo incominciato da Milano e lo porteremo in giro in Campania, anche altrove. È uno spettacolo nuovo, nel senso che raramente si è visto quello che stiamo cercando di proporre noi, cioè costruire una rete analogica di sensori e fare in modo che il danzatore si muova sopra e produca dei suoni. Purtroppo con le norme Covid ci siamo dovuti limitare soltanto al ballerino in scena, ma con questa tecnologia potremmo addirittura coinvolgere, magari lo faremo in futuro, il pubblico e quindi far suonare il pubblico anche in qualche modo insieme al danzatore, che diventa autore, musicista, diventa insomma più di un semplice performer. Quali sono stati i commenti, visto che mi hai detto che insomma avete proposto lo spettacolo già in diverse parti d'Italia? Ecco, quali sono stati i commenti a fine spettacolo? Sono curiosa di ascoltare da te, insomma, che cosa vi hanno detto gli spettatori. C'è tanto stupore, c'è tanta meraviglia, perché in realtà è una cosa molto semplice. Di solito la danza, che è chiaramente associata alla musica, però viene vissuta un po' distaccata dalla musica. Sembra un paradosso, sembra insomma impossibile, però accade. Invece con questo spettacolo la musica diventa movimento e il movimento diventa musicale. Cioè se la ballerina non si muove, se la danzatrice non si muove, la musica non c'è. Quindi è una simbiosi di sensi, direi quasi una sinestesia. Io vedo il suono che si muove. Quindi, insomma, lo stupore e la reazione delle persone. Questa è stata il primo sentimento, insomma, a Milano. Bene, sicuramente ci sarà lo stesso effetto domani sera, però invitiamo i telespettatori dunque di Cilento Channel che seguono Assolutamente. il nostro telegiornale ad essere presenti a questa manifestazione, non si può mancare. E quindi l'invito è rivolto non solo ai cittadini di Castellabate, ma anche ai tanti turisti che ci sono in questi giorni proprio sul territorio. Assolutamente, è un invito, insomma, ci serve rimettere in moto la creatività, rimettere in moto lo spettacolo e quindi anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando appunto di veicolare l'entusiasmo di nuovo e riaccendere di nuovo la voglia di osservare la bellezza, la creatività degli esseri umani. Quindi ritorniamo a fare cose belle, questo è il nostro invito. E quindi venite a vederci alle 22 a Castellabate, in questa straordinaria cornice di questo palazzo straordinario.